Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi un episodio alquanto speciale perché vi farò vedere come ottenere esperienza e salire di livello in Final Fantasy IV. Tecnicamente sarebbe per versione PC, però è in realtà la versione riportata su DS nel PC. Quindi è come se considerassimo il tutto su quella versione DS. Ciò che dobbiamo fare è andare qui, ovvero nella piccola cittadina dei Cantaway, quindi la residenza dei Cantaway, e comprare uno di quegli oggetti che vi avevo, uno di quegli oggetti che vi avevo in un qualche modo anticipato in qualche puntata, ovvero più precisamente l'allarme. Ora, io non so effettivamente dove verrà messo l'allarme, perché effettivamente qui ci sono tutti adesso le armi, quindi no, non mi interessa. Comunque dovrebbe essere più o meno qua sotto. Eccolo, l'allarme. E ne ho prese ben 32 unità. Le ho comprate qui, perché si possono comprare qui, alla cifra di 3000 gael l'una. Quindi non sono neanche tanto, tante dispendiose. Anche perché il mostro che andremo ad affrontare ci darà ben 1600-1700 gael ogni qualvolta lo uccideremo. Quindi partendo da una base di 32 allarmi abbiamo una sorta di guadagno, tra virgolette, la metà, quindi di altri 15 allarmi ogni qualvolta noi ne utilizziamo uno. Certo, così facendo giustamente possiamo andare a perderci, però come potete vedere io già ho 20.000 gael di base che mi sono lasciato. Per cui utilizziamo subito l'allarme e adesso dovrebbe apparire, eccolo, l'Abyssworm. L'Abyssworm è uno dei mostri più forti del gioco. Ora non mi ricordo a che cosa era debole, però io vado giù di Leviathan giusto per non perdere. Giusto per non perdere il mio acume. Oh, stai facendo? Ecco, attacco. Tu vai di attacco pure. Tu attacco pure. Devo ricambiare la formazione, a dire la verità. Perché devo rimettere adesso Kane, Edge e compagnia bella davanti. Perché sennò non fa abbastanza danni. E come potete vedere il combattimento, bene o male, riesce ad essere abbastanza equilibrato, diciamo così. Anche perché comunque questo è uno di quei mostri che dà più esperienza all'interno del gioco, soprattutto in questa fase. Per cui dobbiamo cercare di stare attenti. Poi quando i nostri MP ovviamente scenderanno possiamo riposare nella locanda, possiamo riposare dove vogliamo noi e tranquillamente, olè, eliminato. Come potete vedere Gael 1200, pensavo di meno, cioè pensavo di più, invece 1200 con 9600 punti di esperienza. Sembrano pochi effettivamente, ma questo è il metodo migliore per poter livellare in questo gioco. Io cercherò adesso di livellare, cercherò di portare su i personaggi, anche perché se io vado a vedere lo status per salire di livello mi mancano, vedete, 12.000 punti esperienza. Vediamo magari su qualcuno, ecco, 50.000, quindi già 23.000, 3.000, 20.000, eccetera eccetera. Quindi prendendo comunque un mostro o comunque un avversario che ti dà 9600 punti di esperienza, quindi diciamo quasi 10.000 punti di esperienza per ogni combattimento, non è male per poter salire di livello abbastanza velocemente. Andiamo con le magie per curare il povero Kane e utilizziamo ovviamente le magie di Cecil, così non sprechiamo quelle di Rosa che serviranno durante la sfida. Quello che devo fare adesso è il gruppo, quindi inverti le file e poi la formazione per riportare gli attaccanti in prima linea. Detto questo, faccio un paio di tentativi, vado avanti a level appare e poi ci vediamo dopo aver ottenuto un risultato decente.
Eccoci qua, dopo un bel po' di farming, circa 100 campane, 100 allarmi, credo, più o meno, credo sì, più o meno 100 allarmi, la mia situazione è questa. Kane, livello 69, Rosa 71, Cecil 73, Iridia 72 ed Edge 69. Ho preso altri allarmi che ovviamente utilizzerò per continuare a farmare, però per il momento voglio farvi vedere come si è trasformato il combattimento dopo questo level up. Quindi cominciamo con i vari attacchi. L'Abyss Worm è debole al fuoco. Quindi nel momento in cui voi utilizzate le magie come Fuokoga e tutte quante le altre, riuscirete sicuramente a fare tanti danni. Però guardate anche gli attacchi fisici di Kane, di Cecil e di Edge quanto riescono a togliere. Addirittura quasi, cioè 6000 e passa HP per Rydia con la magia, 2000 2500 danni. Easy. Combattimento che diventa totalmente easy. 14.000 di esperienza perché ho aggiunto l'abilità passiva a Rosa, cerca livello. No, aspetta, dov'è l'abilità? Dovevo andare. Ho sbagliato. Dai. A Rosa ho messo l'abilità cerca livello, ovvero incrementa l'esperienza ottenuta dalla squadra. Quindi prima ne prendevamo 9.600, adesso grazie al cerca livello ne prendiamo 14.400 e sono decisamente di più. E come avete potuto vedere, siamo riusciti comunque ad ottenere un livello direi anche abbastanza alto, perché come potete vedere anche gli HP sono alti, già superiamo le 3.000 unità, 4.700 addirittura con Cecil. 3000 passa anche con Rosa, quindi diciamo tutti quanti riescono a superare i 3000 HP, che penso siano la soglia minima per poter affrontare comunque tutti i contenuti esclusivi che dobbiamo andare a affrontare adesso. Questo ovviamente era un piccolo video che sto facendo uscire giusto per raccontare come aumentare l'esperienza, però penso che non lo lascio così perché ne approfitto e adesso insieme, ovviamente, torneremo indietro e cominceremo a fare tutte quelle cose secondarie che ovviamente dobbiamo fare prima di concludere il gioco. Quindi utilizziamo il traghetto lunare per tornare sulla Terra. Quindi ritorniamo sulla Terra perché abbiamo delle cose in sospeso. Abbiamo diverse cose in sospeso. Una di queste. Ecco, come potete vedere adesso siamo pronti, quindi scendiamo. Perché una di queste. Preferisco utilizzare l'altra nave a dire la verità, eccola. Una delle cose che abbiamo in sospeso è Baron. Dobbiamo tornare a Baron perché il vero re di Baron ci aspetta. Il vero re di Baron ci aspetta e deve darci qualcosa, deve darci qualcosa, quindi è giusto che noi ci dirigiamo verso il nostro re, anzi ci dirigiamo proprio dal re, dal vero re, che se non ricordo male dovrebbe essere da questo lato. Io adesso non ricordo effettivamente. Io ora non ricordo effettivamente dove si trovava. Forse era di qua, perché dovevamo scendere nei sotterranei. Esatto, dove c'era qua? Vi ricordate inizio gioco dove c'era qui la barriera che non ci faceva passare? Bene, adesso come potrete notare possiamo passare. E il castello continua la sua, diciamo, la sua forma. Sei tornato, Cecil. Il vero re di Baron, che però non è un vero re,
Non devi essere triste. Vivranno in eterno. Ecco, la barriera si è tolta perché è stato lo zio a rompere tutte le barriere, rompere tutte le cose, no? Vedete, ora sono un Eidolon. E combatterò al tuo fianco ogni volta che la tua amica invocatrice vorrà chiamarmi. Però, come vuole la tradizione del mondo di cui ora faccio parte, dovrò assaggiare la tua forza. Quindi affronteremo niente poco di meno che Odino. Il re di Baron si è tramutato in Odino. Utilizziamo Drago come vocazione, che penso è quella che possa fare più danno, se non erro. Ovviamente con Rosa possiamo tranquillamente curare, non c'è bisogno di fare chissà quale cose. Possiamo tranquillamente anche attaccare solo con tutti quanti gli altri e tentare il furto con Edge. Perché non mi ricordo cosa aveva addirittura addosso. Però non abbiamo questo pericolo. I danni che facciamo ormai direi che sono abbastanza alti. Siamo anche abbastanza veloci per attaccare sempre in successione. E quindi riuscire a curarci in tempo. Non è uno scontro difficilissimo anche a livelli più bassi. Però io ci sono arrivato. Oh, ho rubato tenebre. Ok. Niente di eccezionale. Pensavo fosse qualcosa di. Pensavo fosse qualcosa di migliore, però alla fine va bene così. Non dovrebbe mancare molto comunque. Ecco, quando alza il braccio è un problema, perché dovrebbe fare lo Zantenzuken. Ok, sconfitto. Abbastanza easy. E abbiamo preso l'evocazione di Odino. Quarantottomila d'esperienza, quindi parecchia roba, e gli altri arrivano al 70. Ridia ha imparato Odino, quindi adesso abbiamo anche la forza di Odino. Non c'è più niente qua, se non erro. Ok, sì, ne possiamo tranquillamente uscire. Ed è per questo che appunto quella barriera ci impediva di andare avanti, proprio perché appunto Cagnazzo, Canazzo là come si chiamava, regnava al posto del vero re di Baron. E quindi invece diciamo, il vero re di Baron in realtà era diventato uno spirito, era diventato un Eidolon. E quindi ci aspettava lì sotto per concederci la sua forza. E adesso che ce l'abbiamo, possiamo tranquillamente andarcene, anche perché dobbiamo andare da un'altra parte. Dobbiamo andare da un'altra parte perché è una zona che dovevo esplorare, anzi volevo esplorare anche prima, solo che ovviamente il mio livello non me lo permetteva. E sto parlando appunto delle rovine. Le rovine dove abbiamo la possibilità di prendere delle armi, che non ricordo effettivamente se sono delle armi buone. Arrivati a questo punto del gioco, perché forse arrivati a questo livello, arrivati forse a questo livello non sono neanche così tanto convenienti, però dato che sono una cosa che fanno parte del gioco, io le voglio prendere anche per mettere alla prova la mia forza, per mettere alla prova il mio level up, se ne è valsa la pena. No, aspetta, non era questa, ho sbagliato. Sì, ho sbagliato, è là sotto a sud. Mi sono distratto mentre parlavo. Dove si trovava? Lì, ecco. Qua. Questo. Queste sono le rovine, appunto, che dovevo esplorare. Il castello di Eblan. Qui ci sono tante armi che possiamo prendere, almeno. È quello che io ricordo sinceramente, solo che stiamo esplorando questo luogo forse
un po' troppo in là. Allora, torre ovest, da qua c'era il passaggio, se non sbaglio, sì. E c'era la lama onirica, però con un'imboscata, esatto. Che sono i golem con gli scheletri. Esatto, adesso praticamente non mi fanno nessun danno, giustamente, perché comunque qui sarei dovuto arrivare, penso, un po' prima. Anche perché le armi che ci sono qui non sono allo stesso livello di quelle che abbiamo adesso. Per esempio la lama onirica, se ve la faccio vedere, vedete, ha un attacco addirittura di 55, forza di 89, quindi diciamo non è questa potenza, ecco. Però era giusto che noi andassimo adesso ad esplorare la torre, questa qui, la torre ovest. Allora, qui però il passaggio non c'era. Forse ci devo andare da un altro lato. Ecco, qua c'è il passaggio. Le frecce silenti e 10.000 gail, che schifo non fanno. Ecco, vedete, dove ci sono questi muri doppi, solitamente si nasconde il passaggio segreto. Quindi dobbiamo stare attenti sempre a questi muri doppiamente spessi. Ok, qua però non ce n'è, quindi effettivamente non devo andare di là. Qui abbiamo il liquore di Bacco. Qui non credo ci fosse qualcos'altro. Ecco, e da qua si ritorna qui per prendere l'anima di Pyros. Bene, e abbiamo esplorato anche questo dungeon, chiamiamolo così. E adesso possiamo andare ovviamente dall'altro lato. Quindi giriamo. Perché in tutte le zone, comunque, se non ricordo male, si trovavano dei forzieri. Che ovviamente, ripeto, potete andare ad esplorare prima. Io non li ho mai esplorati prima perché in realtà non mi interessavano più di tanto. Però. Qua non c'era il passaggio. Libro di Edge. Ecco, qua c'era il passaggio. Baffo di Jaguaro. Questi maledetti passaggi segreti. Allora, se io dovessi andare adesso su inventario rarità, insegna l'abilità Tenebre. Questo è figo. Libro dei segreti di Eblan, o così si dice. Fine. Non c'è niente di, vedete, ed è stato tra l'altro consumato. Non abbiamo nessuno, ok, non abbiamo nessuna sublimazione, nessuno niente di niente. Benissimo, andiamo avanti. Oh, qua è successo qualcosa che vedremo più in là, ovviamente. Gran pozione. Salvagente, scarpe di Hermes, gran pozione, e qui c'è il bel passaggino segreto. Lancia sanguigna, però è un'imboscata, ma ovviamente il livello è abbastanza semplice. Vengono completamente one shottati. Però comunque prendiamo una bella esperienza, un bel numero di esperienza. Ecco,
A questo punto vi faccio vedere anche questa lancia, che è la lancia sanguigna che non regge il confronto con le armi che abbiamo. Quindi possiamo tornare indietro. E ora, se non sbaglio, noi con quell'interruttore che abbiamo premuto dovremmo aver fatto cadere. Ora che ci penso, se non sbaglio, dovrebbe essere caduto. Non mi ricordo dove si ci andava lì. Ah, proprio non me lo sto ricordando. La soluzione è fare così. Oh, non me lo sto ricordando proprio. Brutta sta cosa, no? Ah, ecco, dovevo buttarmi proprio nel coso, nel buco. Presside d'argento. Ecco, infatti, dovevo cadere nel buco. Madonna, non me lo ricordavo proprio. Proprio così, così smemorato. Non pensavo, eppure. Una mela d'argento, ma ovviamente un'imboscata. Questi sarebbero stati abbastanza forti in realtà come mostri. Vedete, addirittura 3000 HP e non cadevano giù. Questi li ho incontrati, non dico recentemente, però sì, bene o male, li ho incontrati non da troppissimo, ecco, diciamo così. Prendiamo anche un bel numero di esperienza. Tra l'altro abbiamo la mela d'argento, che in realtà io darei a Ridia, così aumenta un pochino i suoi HP, che è cosa buona e giusta. Da qui continuiamo, dato che questo comunque è appunto il castello di Eblan, quindi la patria di Edge. Ah, abbiamo finito. Però non è quello che mi interessa, perché dobbiamo andare ancora al centro. Se non mi ricordo se c'era una sala al centro, tipo la sala del trono, non mi ricordo cos'era. Eh sì, infatti c'era. Ci sarà un motivo se. Gran pozione. Ci sono altri forzieri. Ah, quasi ci va dall'altro lato, dalle scale. Sala del trono. E infatti, qua c'erano le prime scale. Corno di unicorno e la sveglia, e adesso le altre scale erano esattamente dal lato opposto. Yes. Ago dorato, padiglione, pace di pulzella. Tutti oggetti che comunque al momento non hanno nessuna utilità, quindi. E qui abbiamo trovato un altro libro di Edge. Wow. Quindi niente di che. Allora, non ricordo se c'era altro che dovevo prendere, a dire la verità. Sapete? Sono un attimo confuso, perché non ricordo se c'era altro da dover prendere, ma credo proprio di no. Credo di aver preso e trovato tutto. Sì.
che io ricordi abbiamo preso tutto. E quindi adesso ce ne possiamo andare via. Bene. E anche questo abbiamo fatto. Adesso invece, visto che abbiamo, tra virgolette, chiuso, no? La sezione della terra, è arrivato il momento, o almeno credo di aver chiuso la sezione della terra, è arrivato il momento di ripercorrere l'antro divino. Dobbiamo ripercorrere l'antro divino perché ce l'avamo lasciati con il Behemoth che ci aveva praticamente disintegrati. Adesso invece dovremmo essere comunque un livello sufficiente per riuscire a sconfiggerlo. Per cui dirigiamoci verso l'antro divino. Che è questo. Parcheggiamo la nostra navicella, il nostro traghetto, quindi. E vi faccio un taglio perché so che effettivamente qua vi potreste anche annoiare a rivedere tutta la strada da capo. Bene. Siamo arrivati alla volta del Behemoth. E adesso lo possiamo affrontare in maniera totalmente diversa. Utilizziamo Leviatano perché voglio vedere. Voglio vedere un attimo cosa riesce a fare. Lui possiede il contrattacco che è una delle cose che forse è più fastidiose. Bello il colpo critico. Certo, con Kane addirittura potrei utilizzare il utilizzo il salto adesso con Kane. Fum. E non mi ricordo a che cosa è debole. Vediamo se è debole alla terra, perché non ricordo effettivamente a cosa è debole. Bello! Mancato. No. Però vabbè, è una di quelle che gli ha fatto più danno. Quindi ne approfitto. Credo che non dovrebbe mancare molto comunque. No, contrattacco adesso. Grande. È vero, me l'ero scordato che Cecil era il paladino che difendeva i più deboli. Olè, sconfitto. Parecchia esperienza. Direi buona esperienza. Buonissima esperienza. Rifulliamo il party. Perché adesso affronteremo qualcun altro di anche più temibile. Adesso lo vedrete.
Secondo sotterraneo dell'antro divino. Ho ottenuto una mela d'oro. Buona. La diamo subito. A Ridia. Così raggiunge gli stessi HP di Rosa, praticamente. Dovevo fare una cosa perché ho sbagliato praticamente su Rosa. Dove adesso praticamente devo rimettere il comando. Aspettate un secondo perché non mi ricordo come si faceva. Ecco, mettiamo bianco. Qua mettiamo magia bianca. Qua mettiamo cerca livello. Perfetto. Oggetti non lo posso togliere, vero? No, non lo posso togliere. Sì, va bene. È magia bianca, ok. Sì, infatti, perché avevo tolto praticamente il comando magia bianca per lasciare solo energica. E non aveva senso, quindi rimanevo abbastanza scoperto. E non andava bene. Oh, eccone un altro. No, contrattacco. Statevi un attimo fermi. No. Oh, bene. Peccato che Kane è rimasto a terra, però va bene. Eh sì, perché quando incominci a fare più contrattacchi, giustamente rimani un attimo così e dici, oddio. Aspetta, ma questo però è il continuo se non sbaglio. Io no, dovevo andare prima là sopra.
Ora aspettiamo che curi prima Rosa e poi continuiamo ad attaccare. Bene. Anche questo ce lo siamo tolti. L'antro sacro comunque non è da sottovalutare. Oh, un altro di quelli che si era perso. Avete sentito? Siete qui per omaggiare l'antro di Bahamut? Ed è esattamente questo che stiamo venuti a fare noi. Qua ovviamente i nemici sono decisamente più forti rispetto a dove mi sono allenato, però diciamo che se dovessi allenarmi adesso posso allenarmi qui, il che è diverso. 100 PV massimi, preferisco darli a Rosa, prima di tutto. Che strano, ti vedo solo a metà. Cosa vuoi dal divino Eidolon? Ebbene sì, il divino Eidolon. Stiamo parlando appunto di Bahamut. Diamo un po' di PM a tutti. Dopodiché... So che il Leviatano è dalla vostra parte, ma una tale forza si sarebbe potuta ottenere anche senza il potere della luce. Sarò io, il divino Eidolon, a giudicare definitivamente se la vera luce è in voi. Io, Bahamut. Ebbene sì. Bahamut. Dobbiamo affrontare Bahamut. Diciamo che la versione... La versione di... Aspettate un secondo perché... Un secondo che... Effettivamente così vi posso parlare. Allora, praticamente la versione questa qui del Nintendo DS, che è stata poi riportata anche a PC, è stata ovviamente nerfata. Cioè, anzi, non nerfata, è stata anzi pompata. Perché? Il soffio di Bahamut, quindi il Dark Flare, poteva essere respinto con Reflex. Qua invece non si può fare, per cui la cosa che dobbiamo fare è dare scudo e Gida a tutti, e poi ovviamente attaccare e curarci. Ogni qualvolta dobbiamo farlo. Quindi diciamo che effettivamente ciò che in realtà dovrei cercare è fare Egida praticamente su tutti. Dobbiamo praticamente pararci su tutto. Ah, mi ero spaventato. A chi manca? Ah, lo potevo fare su tutti. Porca miseria.
Anche guscio facciamo su tutti. Bene. Bellissimo. Mega Vampalia. Vediamo quanto danno fa. Ah. Va bene. Pensavo peggio, a dire la verità. Pensavo peggio, invece diciamo che bene o male riusciamo a resistere. Adesso una bella energia. Vedete, lui accumula ogni 5. Ho già sconfitto? Wow. Non pensavo di sconfiggerlo così in fretta. Ma lo ricordavo piuttosto. Forse gli avevano abbassato gli HP, se non sbaglio, in questa versione. Comunque, abbiamo preso anche Bahamut. Chiamami con il mio nome, Bahamut. Ridia ha imparato Bahamut. Abbiamo preso anche l'invocazione leggendaria. A questo punto abbiamo completato questo dungeon, perché non c'è più niente da fare, quindi teleporto. Utilizziamo un bel padiglione per poterci riprendere tutti gli HP e gli MP. E dopodiché io direi che per questa puntata possa essere tutto. Ci rivedremo nella prossima, dove affronteremo il dungeon finale, ovviamente, con la sua esplorazione, e poi ci appresteremo appunto a finire Final Fantasy IV. Quindi, per il momento è tutto, grazie ancora. E alla prossima!